Ciao Verdastri, faccio un vlog sulle affermazioni di Oliviero Toscani dell'altro giorno. Cosa ha detto? Ha detto che i veneti sono tutti ubriaconi e alcolisti. Praticamente ha sputato nel piatto in cui mangia o mangiava, non so se continui a lavorare per Benetton. Comunque ci ha lavorato 14 anni per Benetton, nota azienda trevigiana per dirlo all'italiano. E è diventato lo sport nazionale praticamente sputare nel piatto in cui si mangia, insieme al generalizzare, perché dicendo che tutti i veneti sono ubriaconi e alcolisti ha generalizzato. E noi sappiamo tramite gli insetti che generalizzare è la cosa più sbagliata del mondo, soprattutto con gli insetti e anche con gli abitanti sia del Veneto che di tutta Italia. Inoltre, avendo lavorato in Benetton, avrà conosciuto un po' di veneti sicuramente, ma sicuramente ha conosciuto un campione limitato di veneti. Come fa a dire che tutti sono ubriaconi e alcolisti? Cioè, o è stato sfigato e ha conosciuto tutti quelli con questi problemi, oppure si è inventato una puttanata. Anche perché, dove l'ha detto? Alla Zanzara, che è la trasmissione radiofonica di Radio 24, dove se non si esagera non si è contenti. Chiunque è andato a quella trasmissione ha esagerato e ha fatto scalpore. E lo fanno proprio per essere ascoltati di più. Cioè, è marketing, ragazzi. Con questo non giustifico quello che ha detto Toscani, cioè poteva dire qualcos'altro, cioè proprio dei veneti doveva parlare. Forse proprio perché ha lavorato con Benetton, però in questo modo ha insultato anche Benetton, voglio dire. La vera storia di veneti e l'alcol è una storia che ha molti anni. Cioè, un veneto nasce, comincia a crescere alle elementari, più o meno comincia magari ad assaggiare un po' di vino, danno un pochino sul bicchiere per assaggiarlo. Poi cresce ancora, diventa adolescente e qui ci sono i problemi. Cioè, qui comincia a bere pesantemente, a fare baldoria. Però questa cosa non succede solo ai veneti, succede in tutta Italia. Cioè, tutti gli adolescenti di tutta Italia bevono di cattiveria quando sono adolescenti. Dopo si accorgono che è una cosa sbagliata e smettono. Chi magari ha dei problemi o cose per cui bere lo fa stare meglio, allora continua e diventa alcolista. Ma non è che tutti i veneti hanno problemi nonostante il periodo di merda di adesso. Quindi non siamo tutti alcolisti, siamo alcolisti nella misura in cui ci sono alcolisti in tutta Italia, non solo in Veneto. Avesse detto che siamo tutti dei bestemmiatori, allora gli avrei dato anche ragione. Però, essendo una cosa vera, non avrebbe fatto lo scalpore di come ha fatto dicendo che sono tutti alcolisti. Sì, è vero che nel DNA veneto c'è un po' di Tokaji, diciamo, Clinto anche. Però ci sono astemmi veneti, io ho le prove che ci sono astemmi. Tra l'altro, quando uno ci dice che è astemmio, gli diciamo: ma stai bene, tutto a posto, hai dei problemi? Cioè, non riusciamo ad accostare essere astemmi con una scelta. Secondo noi si è astemmi solo se si ha dei problemi per cui non si può bere. Però ripeto, l'alcolismo è il problema di alcolismo che c'è in Veneto c'è in tutte le altre regioni. Non mi sembra che le statistiche dicano che in Veneto ci sono più alcolisti rispetto al resto. Bestemmiare sì, cioè la bestemmia dei veneti non è intesa come maledizione di nostro signore o del santo di turno. È la punteggiatura, la bestemmia all'interno del dialetto veneto fa da punteggiatura, fa da virgola, da punto, da punto esclamativo. Così viene usata, per cui se avessi detto quello le avrei dato ragione. Però non l'ha detto, ha detto che siamo tutti gli ubriaconi. Quindi Verdastri vi saluto e vado a bermi un po' di vino. Ciao.